Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2018. Siamo in Canada sul circuito Gilles Villeneuve. Allora, avevamo fatto un video extra scorsa settimana, vi ricordate, quello con la mod e le livree del 2019. Però vi avevo chiesto un pochino di opinioni. Effettivamente però, pensandoci, alcuni anche mi hanno fatto, molti eravate d'accordo sul lasciare quelle livree, però pensandoci ragazzi, siamo effettivamente in mezzo ad una stagione in cui ormai si sono già, cioè ci sono già delle rivalità, ci sono già dei team ben inquadrati, quindi andare a modificare tutto in una stagione in corso non so se sia una buona idea. Quindi ho rimesso le vecchie livree, poi magari vediamo un pochino a fine stagione, però mi sembrava giusto proseguire, diciamo, così come la stavamo facendo la stagione, altrimenti alcuni piloti cambiavano, alcune non so neanche se c'era qualche bug nella mod, quindi non vorrei far danni per quanto riguarda la carriera, quindi proseguiamo così con la nostra rossa. Come detto, siamo in Canada, sono arrivate un po' di migliorie a aerodinamica e motore, se non ricordo male. Adesso il nostro team è molto sportiveggiante, abbiamo recuperato abbastanza agevolmente gli altri team. Ora, per fare altre migliorie aspettiamo un pochino e vediamo. Poi siamo ancora in Canada, quindi ce ne vuole ancora di strada prima di andare avanti. Ho cambiato le componentistiche, ho messo queste di gruppo 2 che sono più fresche. Qui in Canada ci vuole sportiveggianza e ci andiamo a fare le nostre qualifiche. Vi dicevo, poi parleremo un pochino anche di alcuni aspetti riguardanti il proseguio delle nostre stagioni. Vediamo un attimo la presentazione, poi vi dico un altro paio di ancora cose. Benvenuti, speriamo siate pronti per un'altra fantastica sessione mentre le squadre si preparano a scatenare le auto per qualificarsi al Gran Premio del Canada. Allora, altra cosa che vi volevo dire, sul canale abbiamo siamo ritornati anche con il camionista psicopatico di Euro Truck Simulator 2, quindi andate a dare un'occhiata. In live stiamo facendo American Truck, che vi riporto sul secondo canale. Abbiamo iniziato anche Sekiro, insomma c'è un sacco di roba, quindi date un'occhiatina anche alle altre serie in corso. Ma oggi, adesso, concentrati, perché dobbiamo mettere la nostra Ferrari più avanti possibile qui in Canada. Molto aggressivi ma cauti, perché qua ci sono sempre queste curve dove scodiamo un po' troppo. Infatti abbiamo perso tantissimo. Maledizione. Perso tanto in quelle curve dove spesso sguiscia l'auto. Andiamo qua a cannone, evitando il muro dei campioni, e Vettel si prende la pole, noi in quinta posizione. Un pochino abbiamo recuperato, dai, un pochino abbiamo recuperato. Si poteva sicuramente fare di meglio. Griglia di partenza pronta per la gara di domani. Ma prima di salutarci, ricordiamo rapidamente le prime tre posizioni: Vettel, Perez e Daniel Ricciardo. La griglia è stabilita. Ora non ci resta che aspettare indietro, la gara. Tornate con noi domani per assistere al Gran Premio. A presto. Comunque è bello anche vedere questa varietà di team. Questo è il bello, che andiamo a modificare tantissimo quello che è il la griglia di partenza, poi anche in gara. Poi ogni gara, diciamo, ha giustamente i team un po' più sportiveggianti, un po' meno. Ogni pista è adatta magari ad un team rispetto ad un altro. Perez, come detto, ci ha sverniciato qua in qualifica. Così come Vettel è arrivato notevole prima di noi. Cerca di girare così anche in gara. No, anche meglio, onestamente. Anche meglio, perché la quinta posizione, siamo in lotta per il mondiale con Fernando Alonso. Terzo è Sebastian Vettel. Quindi ci dobbiamo vedere le spalle da Seb e puntare a Fernando lì davanti. Anche se oggi parte un po' più indietro, però
Siamo tornati sul fiume San Lorenzo qui a Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978. La vittoria andò al mito Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Bene, dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione. Oggi vediamo Sebastian se è cambiato Vettel qualcosa, parte dalla pole position. Davanti a lui non c'è nessuno che possa disturbarlo. Appena davanti a Sergio Perez, che partirà secondo. E ora vediamo il resto della griglia. Ricciardo, Hamilton, lo scienziato e Bottas. Va bene, va bene. Abbiamo le due McLaren, una avanti e una dietro. Partiamo quindi, da una posizione migliore di quella prevista. McLaren, cerchiamo Mercedes di non perdere il vantaggio. Allora, andiamo a vedere la strategia. Ci fa fermare al settimo giro. Io qua... Settimo giro... non lo so onestamente se conviene andare a cambiare. Quindi presumo che Vettel si fermerà all'ottavo giro. Se vogliamo fare una sosta posticipata ci fermiamo al nono giro. Però... manteniamo il settimo giro. Se noi vediamo che le gomme stanno resistendo, là a quel punto dobbiamo saltare un giro. Nel senso, se al settimo giro diciamo di proseguire o non ci fermiamo, non ci possiamo fermare comunque all'ottavo, perché all'ottavo si ferma Vettel. Quindi al massimo al nono, o settimo o nono. E proviamo a lasciare settimo. Poi vediamo un pochino appunto come siamo messi a livello di... lascio 19.8. Posizioni e quant'altro, perché a Monte Carlo abbiamo fatto un'ottima sosta, perché là è difficile, magari rimani impantanato. Qua in realtà meno, però mai dire mai. Comunque concentratissimi, mi raccomando, tifo alle stelle per la nostra rossa. Partenza non eccelsa, ci siamo fermati un po' per non andare a tamponare Hamilton. Abbiamo rischiato che ci fregasse Valtteri. Come detto, attenzione qua perché la stabilità grande così. No, così. Niente, abbiamo provato con estrema aggressività, sarebbe stato un bel inserimento quello lì. Abbiamo toccato Hulkenberg, ma hanno inchiodato malamente, perché Hamilton secondo me o ha qualche problema, perché lì avete visto come ha inchiodato male in quella curva, ha rallentato anche Nico Hulkenberg. Ok, abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Dai, che qua ce la possiamo fare. Ok, abbiamo dovuto rallentare un po' di più, ma per forza. Intanto Seb inizia a macinare. Noi abbiamo provato quel sorpasso aggressivo su Hamilton, era uscito anche bene, però poi abbiamo perso il retrotreno. Quindi con un po' di controsterzi siamo riusciti a rifarci, ma ora dobbiamo andare a cannone, a martello, giro su giro. Anche se sta riprendendo il ritmo adesso Hamilton. Vediamo un po'. Le macchine una bandiera gialla, sono state rimosse, puoi accelerare. Io stavo già accelerando, non mi stavo facendo di questi problemi. Leclerc è fuori dalla gara. Perez giro più veloce, Hamilton giro più veloce. Okay, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Vai. Circuito del Canada mi garba, però è comunque sempre un circuito rischiosissimo, perché basta poco. Hamilton li ha ribeccati gli altri comunque. Sì, ha avuto quella fase iniziale dove ha rallentato un pochino quando l'abbiamo attaccato, ma poi
ha ripreso il suo ritmo. Attenzione, attenzione. C'è Leclerc qua, che è andato a parcheggiarsi lì in fondo. Penso la possano anche togliere la bandiera gialla. Ora il problema qual è? Che noi non riusciamo a usare il DRS perché siamo troppo lontani da Hamilton. Lui invece si è avvicinato parecchio, quindi adesso potrà utilizzarlo e ci si allontanerà ancora di più. Aspetta che iniziano a lottare lì davanti. Il distacco dalla prima posizione è 3,6 secondi. Guarda Lewis come si è inserito su Daniel Ricciardo. Vai, vai, lottate, lottate, che ci avviciniamo noi, belli. Qua ha dovuto cedere Ricciardo. Un pochino di DRS. Forza, dobbiamo tentare il sorpasso. Ci sto a provare. Modalità sul passo. Ma quando siamo... Attenzione, ruota a ruota, Ricciardo Hamilton. Grande lotte lì davanti. Ricciardo adesso può usare il DRS così come noi, che vai così. Non mi schiaccia col muro. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo come ultramorbide. Occhio, devo lasciare un po' di spazio perché sennò questo mi tocca al posteriore, che detta così suona male, però ci fa andare in testa a coda. Adesso attenzione perché Hamilton molto agguerrito. Qui nelle zone DRS, perché al momento non notiamo alcun problema alle gomme. Dovresti avere una buona aderenza ancora per un po'. Però onestamente non so se entrare al settimo, fare un undercut. Occhio a Lewis che adesso può usare il DRS abbastanza lontano. Per noi aggressivi, un po' troppo sul cordo lì effettivamente. Andiamo a riprendere Daniel. Fatto fetta e continua a macinare secondo Perez. Perez e Ricciardo comunque sono abbastanza vicini, quindi il DRS a pelo l'abbiamo preso, presumo. Ah, lunghi, lunghi, Cassius. Erroraccio là che ci ha fregato anche l'utilizzo del DRS, maledizione. In questo giro, forza! Qua da decidersi. Per il momento sembrano tenere gli pneumatici, però due giri mi sa che ce la facciamo. Penso di no. Due giri in più no. Tocca fermarsi. Puoi sperare che magari tra di loro, che ne so, pure i box si impallinano un attimo. Ai box. Ecco, ora che potevamo usare il DRS, il DRS si è fallato. Puoi contare sul DRS per ora.
zona da fare la posteriore fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. E poi risolve, giovane. Andiamo in box, va. Ok, davanti abbiamo Perez. Ah, pure Hamilton, occhio allora. Vai. In gara. Perez è uscito. Hamilton è rimasto un po' impallato, ottimo. Mettiamo in scena la grassa, sti Kaiser. Ok, evita la linea bianca d'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Niente, Perez è troppo. Ci ha comunque fregato lì. Nell'uscita, noi adesso qua davanti abbiamo Grosjean. Edizione. Siamo anche troppo distanti dall'utilizzo del DRS, quindi anche a dire che usiamo Grosjean come scia, come effetto fionda. Dietro abbiamo Valtteri Bottas. Seb è rientrato. Sebastian è rientrato ai box. Ok. No, Carazzo si è andato. Devo vedere Ricciardo dove rientra. Il distacco dalla vettura davanti è 2,0 secondi. Davanti a noi. Però attenzione, perché Sebastian mi sa che ha perso la prima posizione. Pit Ferrari troppo lento. Ti consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Cito dietro Perez. Ora la cosa buona sarebbe che Vettel prova ad attaccare Perez. Si rallentano. Noi andiamo su Ricciardo. Insomma, vediamo cosa si riesce a combinare. Noi vogliamo almeno il podio, però cazzo. Distacco dall'auto sta... dietro 5,2 secondi. Lunga. Una parola, Ricciardo va forte. Molto forte. Qui davanti sono in lotta Seb e Perez. Il distacco dalla prima è 2,3 secondi. Infatti Ricciardo si è avvicinato tantissimo. Max Verstappen giro veloce. Gara tesissima questa qui. Si sono... Ricciardo si è avvicinato tanto da poter utilizzare il DRS, quindi non lo perdiamo, a meno che non rallentano un po' tutti, magari con lottando tra di loro. Ok, più tranquillità sta curva. Vediamo. Aspetta, comunque non lo riesce a superare Perez, le Force India hanno una velocità di punta non indifferente, anche col DRS non ce la fa. Questi battono tutti i record. Prima Perez giro veloce, poi Vettel giro veloce, poi Ricciardo giro veloce. Toccava a noi l'altro, ma evidentemente no. Stiamo finendo anche la miscela grassa, però cioè, la miscela in eccesso. Vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Io faccio veloce solo il primo settore, poi da qua iniziamo a perdere. Ci vorrebbe almeno un DRS.
Questi stanno tutti incollati qua. Grandi lotte nel finale. Mi vorrei inserire anche io in queste lotte, però. Ma dobbiamo pure rimettere la miscela normale, cazzo. Non sto usando neanche mai hot lap perché non la famo. Attenzione a Seb, che ci prova ma non ce la fa, non ce la fa. Perez, gagliardo nel tenersi la sua posizione. Guardalo lì, Sebastian all'interno ci prova, e questo ha portato un po' tutti a rallentare, ma Sebastian si va a prendere la prima posizione. Attenzione, hanno rallentato tantissimo, abbiamo rischiato di fare un danno. Qua succederà un macello. Grande affilo, grande affilo. Dai, è così. Bella mossa, ben fatto. Damose. Dai, che Perez ci prova comunque su Sebastian. Sta creando il panico qui davanti. Lotte clamorose. Attenzione anche a Daniel qui dietro. La ripartenza che ci frega sempre, piano piano devo ripartire più lento qua. Attenzione a Ricciardo, devo lasciare un po' di spazio, ma proviamo a ripartire aggressivi qua. Perez, sì, perché poi devo controllare la miscela, il l'Hertz, devo controllare un po' tutto. Vettel intanto se ne sta andando. Che Perez ha guadagnato un pochino. Attenzione comunque a Daniel. Do un po' di miscela grassa. Ma qua facciamo difficoltà anche noi con... Vai che non può usare il DRS, si è allontanato da Sebastian. Dai, è così. Ora attenzione perché, come detto, la Force India a velocità massima è un drago. Abbiamo visto con Vettel che effettivamente ha avuto molte difficoltà nel superare Perez, noi è stato un po' più facile, tra virgolette, abbiamo trovato il punto giusto. Seb però adesso se ne sta andando, non è buono, che ricordiamo che noi siamo comunque in lotta con il nostro compagno di scuderia, dobbiamo cercare di... fare del nostro meglio. Finisce la grassa anche qui. Ora attenzione anche nelle retrovie. Per altri 3 giri.
divergenti che mai. Abbiamo finito pure terzo, veramente qua. Aggressivi, aggressivi. Non so se ce la facciamo con l'Hertz però, eh. Scodato un po' troppo. Attenzione a Perez però, perché è sempre troppo vicino. Sento che è scesa un po' di potenza. Non lo so, ma occhio. C'è un po' di miscela grassa qua, proviamo varietà sorpasso. Bene, dobbiamo raccogliere un po' di energia. Riduci l'erogazione delle RS. Teniamola su alta e lasciamo miscela grassa. Vediamo di dare il modo più pulito possibile. Stando molto attenti. Sebastian quando ha la possibilità di macinare lì davanti. Non ferma nessuno, poi in fase di lotta magari meno aggressivo di altri, non lo so, però sta di fatto che mai, mi sa che non ci se la fa. Perez è abbastanza distante, ma anche Vettel in davanti. Non lo ribecchiamo più. Sei all'ultimo giro. Ho finito terzo completamente. Occhio. Poco di miscela grassa. Il serbatoio è praticamente vuoto, so, c'è carburante per meno di un giro. Lo standard va. Rischiamo troppo. Che apparezza. Può comunque provare l'ultimo assalto qui sul dritto. Abbiamo perso tantissima potenza adesso nel finale, perché sia l'Hertz che la miscela. Attenzione qua al photo finish, all'arrivo va a vincere Sebastian Vettel. Noi secondi come a Monte Carlo, signori, come a Monte Carlo, doppietta di nuovo. Il problema è che hai guidato senza sbavature, sono orgoglioso di te. Arriva prima Seb. Bella vittoria ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. Le bandiere con il cavallino rampante sono ovunque. Molto teso questo GP, molto teso. E oggi sventolano ancora più forte sul gradino più alto. Ancora una volta c'è la Ferrari. Una gara tiratissima, perché comunque prima avevamo davanti Ricciardo, poi Perez, Vettel. Fortunatamente hanno dato battaglia Perez e Sebastian Vettel, che hanno fatto sì che sia Ricciardo sia noi lo scienziato abbiamo avuto l'occasione di classifica piloti. Buttarci lì. Una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? Ovviamente Fernando Alonso, decimo. Riesce sempre a dare il massimo, da 17esimo, a prescindere dalla scuderia o dalla posizione di partenza. E allora ha cambiato qualche componente. La gara di oggi non fa eccezione. E ora passiamo ai costruttori. I punti di vantaggio della Ferrari sugli inseguitori aumentano. Nel frattempo, dopo un Sebastian, ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. Spiace per dopo Fernando. Dopo questo weekend frenetico, penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie. Riposiamo. Va bene,
ragazzi, allora Ottima giornata. Oggi tu che cosa ne pensi? Molto bene, sì. Sei andato in testa alla classifica piloti. Ce la farai a continuare così? Dai, famo così. Pensi di essere stato fortunato a non finire la gara con quell'incidente? Quale incidente? Ci siamo toccati all'inizio con qualcuno? Boh, non mi ricordo. Ho sterzato un pochino, ma non è che abbiamo. Grazie lo stesso. Vabbè, niente sconti qua e là. Vabbè. Che era forse all'inizio, no? Con Hamilton. Sta di fatto che vediamo cosa possiamo migliorare. Ben fatto. Continua così fino alla fine della stagione. Stiamo ricevendo inviti a nuovi eventi storici. Potrai scegliere se partecipare o meno prima della fine del weekend. 1400 punti. Allora, a livello di motore siamo lì con l'Alfa. A livello di telaio, molto telaiosi. A livello di aerodinamica, dietro la Red Bull. Qui, questo qua ci costerebbe 1200 e sono sempre le 4 settimane. Mi sa che sono tutti così. 1400 settimane, stessa cosa qua. Qua 1300, vabbè, qua dipende solo dagli sconti, ma sono tutti dobbiamo andare qua di telaio, signori. Riduzione del peso, dai, è così, gli dà una bella sferzata di sportiveggianza. Sviluppiamo questa e rendiamo la Ferrari un colosso. Poi prossima stagione chissà dove saremo. Sta di fatto che noi ci vediamo domenica con il prossimo GP. Mi raccomando, come sempre, lasciate like, condividete, recuperate anche le altre serie, come vi dicevo ce ne sono parecchie sul canale, e ci vediamo al prossimo episodio. Seguitemi anche su Instagram, Facebook e Twitch per le live. Saluto a tutti da Quel Tale Ale.